Una corsa podistica, messaggera di pace, di convivenza, la più grande corsa del mondo, tantissime le città che sono coinvolte, italiane e all'estero, anche gli istituti penitenziari, però accanto a me c'è la mia collega del GR Sport, Elena Viola, che oggi è stata a conferenza stampa, alla Federazione Nazionale della Stampa, in corso Vittorio Emanuele, proprio a Roma. Elena, buonasera. Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Volevo ricordare Scusa, Elena, saluto anche, ti fermo un attimo, Massimo Parisi, direttore del carcere di Bollate, dove vivi città, si correrà il 9 aprile come nel resto d'Italia. Buonasera direttore. Buonasera a voi. E Ilaria Masieri, responsabile del progetto di solidarietà in Libano, Terre des Hommes e UISP a favore dei bambini siriani che fuggono dalla guerra. Buonasera a Ilaria Masieri. Buonasera. Elena, vai pure. Riprendo. E allora, volevo dire che è dal primo anno, nel lontano 84, che Radio Rai dà il via alla corsa. E quest'anno invece la gara si svolge in concomitanza con la Domenica delle Palme e c'è Papa Francesco Ubi Maior. Però, Papa, no? Ovviamente. Però volevo comunque ricordare che saremo con voi per raccontare la vigilia di Vivicità in Sabato Sport e poi il giorno della gara per darvi i risultati. E niente, ma hai detto, sono stata infatti alla conferenza stampa e c'era presente Alfio Giomi, che conosciamo, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha ribadito il concetto che Vivicità è una manifestazione podistica che va al di là della gara proprio sportiva, fondamentale l'aspetto sociale, secondo lui è proprio un modo per coinvolgere tutti nello sport, obiettivo integrazione, che mi sembra una cosa abbastanza importante. E ha parlato anche il presidente nazionale del WISP, Vincenzo Manco, e lì oggi hanno lanciato i due slogan della manifestazione, liberi di muoversi e luoghi in azione. Allora, grazie Elena, vediamo se questi slogan fanno parte. Sicuramente anche il direttore del carcere di Bollate, Massimo Parisi, e della responsabile del progetto di solidarietà in Libano, Terre des Hommes, Ilaria Masieri. Direttore Massimo Parisi, allora, la Vivicità l'abbiamo presentata, è una corsa che insomma si corre in tante città italiane e straniere, ma soprattutto anche in tanti istituti penitenziari e minorili, questo tra aprile e maggio, no? Sì, si fa in tanti istituti e credo che sia molto importante il fatto che si corra contestualmente a quello delle corse che vengono in città, in modo che appaia chiaro che il carcere è una parte del territorio. Questo ha un significato, secondo me, simbolico molto forte. Ormai con la WISP collaboriamo come istituto da tanto tempo e credo che così fa riferimento a luoghi, diciamo, di periferia, di marginalità, un significato per noi molto importante proprio sul piano del messaggio sociale che si vuole lanciare. Ilaria Masieri invece ci deve parlare, insomma, di questo progetto nobilissimo di solidarietà in Libano, Terre des Hommes. Sì, Terre des Hommes e la WISP collaborano appunto per favorire il diritto al gioco dei bambini siriani e libanesi in Libano, in particolare attraverso Vivicità. Abbiamo realizzato l'anno scorso un campetto sportivo polifunzionale nel villaggio di Sdede, che si trova al confine tra il Libano e la Siria, e realizzato una formazione per i nostri operatori e per un gruppo di scout locali. Attraverso Vivicità 2017 abbiamo deciso di costruire un campo sportivo nel villaggio di Kasr, che si trova anch'esso al confine tra il Libano e la Siria, e di replicare la formazione per i nostri operatori attraverso dei formatori della WISP che appunto eseguiranno un training per insegnare come utilizzare il gioco nell'organizzazione di attività con bambini e bambine al fine di prevenire il bullismo e la discriminazione e di favorire le relazioni positive e la fiducia in se stessi e negli altri. Massimo Parisi, ci sono anche delle distanze, la distanza classica dei 12 chilometri, ma è prevista anche una distanza di 21 chilometri e 97 metri, che è la distanza della mezza maratona. Questa è prevista in una città come Firenze. Invece, ecco, negli istituti minorili che cosa avviene? Ma noi nell'istituto dei maggiorenni abbiamo un percorso che è circa 2 chilometri, che viene ripetuto 5 volte. Ci tengo a precisare che parteciperanno quasi 500 detenuti, almeno si sono iscritti in tanti.
quindi il numero, noi abbiamo una popolazione ospite in questo momento di 1200 persone, poi magari non tutti partecipano anche 40 donne, e credo che abbia un significato anche importante la maratona, è un fatto così di sforzo, di sacrificio, di traguardo anche da raggiungere per noi che cerchiamo così, che ci battiamo per l'inclusione sociale, anche questo ha un significato molto forte, il sacrificio, la fatica e lo sforzo di riuscire in qualche modo per un'opportunità e un futuro migliore, con quello che noi lei sta parlando, di garantire. Certo, sta parlando del carcere di Bollate, no? Sì, giusto? Sì. Dove visita, si correrà il 9 aprile come 9 aprile. Nel resto dell'Italia. Ilaria Masieri dice una cosa molto importante, il diritto al gioco dei bambini, soprattutto i bambini siriani che fuggono dalla guerra, Masieri. Sì, il diritto al gioco molto spesso è trascurato, no? Scompare talvolta dalla mente, sommerso dai molti e molteplici altri bisogni dei bambini e delle loro famiglie. Però il diritto al gioco è fondamentale per i bambini, perché il gioco, attraverso il gioco si recupera la fiducia in se stessi, si costruiscono delle relazioni, si esprimono i sentimenti, si recupera anche un senso di normalità, si stimola la resilienza. Il gioco è propedeutico all'acquisizione e anche alla riacquisizione, soprattutto nel caso dei bambini siriani, di competenze fondamentali nello sviluppo del bambino. Come si fa a stimolare la resilienza, Ilaria Masieri? Stimolare la resilienza significa... Cioè la resistenza al dolore, voglio dire... La resilienza, sì, la capacità che è insita in ogni essere umano di ritrovare un equilibrio anche dopo un trauma. Naturalmente quando si parla di comunità in conflitto e di traumi collettivi, questo è particolarmente complesso, perché si lavora in contesti in cui il trauma naturalmente non è un trauma individuale. Quello che è importante è costruire intorno ai bambini e alle bambine un ambiente che sia attento ai loro bisogni e protettivo nei confronti dei loro diritti. Questo naturalmente coinvolge tutti gli ambiti della sfera, sia affettiva che sociale, che dell'apprendimento del bambino, e naturalmente il gioco è una parte fondamentale proprio per riacquisire competenze, abilità e anche per costruire delle relazioni che noi cerchiamo di favorire fra i rifugiati e la comunità ospitante. Ritrovare l'equilibrio anche dopo un trauma sarebbe un traguardo bellissimo, come dice Ilaria Masieri. Massimo Parisi, direttore del carcere di Bollate, beh, forse un certo equilibrio, non dico completo, lo possono ritrovare anche coloro che sono nelle carceri e che si trovano in questo momento di aggregazione grazie al Vivicità, no? Certo, Vivicità occorre appunto da questa possibilità di aggregazione, da questa possibilità di stare insieme, questo è importante rispetto a un traguardo che non è, diciamo, soltanto simbolico, ma in questo caso anche legato a una gara podistica. Credo, giustamente ha detto lei, parlare di equilibrio tra così, riuscire a trovare un equilibrio in delle vite che spesso questo equilibrio non ce l'hanno avuto, quindi in qualche modo porre le condizioni perché il rientro in società sia meno traumatico possibile e, voglio dire, soprattutto sia non più foriero di commissione di reati, e poi l'obiettivo che noi ci poniamo con tutte le attività, e ringrazio molto la WISP perché, diciamo, riserva sempre un'attenzione speciale agli istituti penitenziari. Ilaria Masieri, responsabile del progetto di solidarietà in Libano, Terre des Hommes e WISP a favore dei bambini siriani che scappano, che fuggono dalla guerra. Beh, la corsa, ecco, lei ha detto una cosa molto bella, di questo cercare di trovare questo equilibrio, insomma, anche dopo grandi traumi. Beh, la corsa credo che, insomma, sia veramente festosa, sia veramente vorticosa, un gioco, insomma, per dimenticare almeno per quel giorno, insomma, le disgrazie, i drammi, no? Naturalmente, la corsa, la riappropriazione degli spazi, la creazione di spazi, appunto, anche di luoghi simbolici, e in questo senso credo anche che sia importante ricordare che l'edizione di quest'anno del Vivicittà ha come luogo simbolo, tra gli altri, anche Pozzallo, che darà il via alla corsa con una comunità di cittadini, di operatori e di migranti. In questo senso Pozzallo in provincia di Ragusa, lo ricordiamo, sulla costiera siciliana, no? Insomma, che come dire, insomma, il luogo che negli anni ha visto l'intensificarsi degli sbarchi di migranti in cerca, insomma, sicuramente di una vita migliore, ecco.
Indubbiamente, che ha visto anche comunque tutte le contraddizioni, anche proprio da un punto di vista sociale dell'appropriazione degli spazi e della anche segregazione attraverso lo spazio, no? Per cui, ecco, in questo senso queste iniziative sicuramente aiutano a sensibilizzare, aiutano anche a mobilitarsi in maniera positiva e piacevole, insomma. Come dice Ilaria Masieri, Pozzallo, insomma, diciamo il luogo simbolo di questa edizione di quest'anno sarà proprio Pozzallo, e il via ufficiale verrà dato alle 10.30 di domenica 9 aprile sul lungomare dello stesso Pozzallo. E Massimo Parisi, non c'è solamente però il carcere di Bollate, no, a vivere questo Vivi Città, ma insomma ci sono anche altri istituti penitenziari, no, giusto? Ci sono tanti istituti nel territorio italiano, anche in varie date, anche domenica, appunto, credo che anche la casa circondariale di Monza, ma anche gli istituti minorili, appunto, partecipano, e credo che sia veramente molto importante questa contestualità, no? Cioè questo fatto che mentre si corre fuori si corre anche dentro, proprio perché ripeto un po' l'idea di un carcere che è parte integrante del territorio, e credo che sia anche un modo per cui si alimenta anche una certa, diciamo, cultura dell'esecuzione penale, che può tendere anche a vedere, tra virgolette, chi ha commesso il reato come una risorsa e anche come chi può cambiare la propria esistenza. Quindi credo che abbia tutto questo un messaggio culturale molto, molto forte. Ripeto, su questo credo che la WISP ci abbia visto lungo da molto tempo, perché è una manifestazione che negli istituti si corre da almeno una ventina d'anni. Ecco. Invece all'estero, Ilaria Masieri? Allora, all'estero quest'anno saranno coinvolte 11 città nel mondo, in particolare in Libano la corsa si terrà il 21 maggio a Tripoli e chiuderà appunto l'edizione di Vivi Città. È il decimo anno che il Libano aderisce a Vivi Città ed è particolarmente importante quest'anno l'edizione di Tripoli, perché vedrà insieme corridori palestinesi, siriani e libanesi, proprio in segno di solidarietà e di unità al di là anche dei confini e delle divisioni. Beh, insomma, corridori palestinesi, siriani e libanesi insieme, insomma, sicuramente un passo avanti per quanto riguarda, come dire, insomma, i confini storico-sociali, politici delle terre. Massimo Parisi, invece, le città coinvolte sono tantissime, insomma, da Alessandria, Aosta, sì, Brescia, penitenziari, e chiaramente anche qui abbiamo visto anche la tipologia delle persone presenti in carcere, il multiculturalismo è assolutamente assicurato, noi abbiamo tantissimi detenuti di diverse nazionalità che insieme partecipano alla corsa, all'attività podistica, e questo è veramente anche un momento di integrazione anche nell'attività sportiva che è molto importante all'interno degli istituti penitenziari. Come diceva lei, appunto, sono svariati in tutta Italia gli istituti che sono coinvolti in difficoltà, e questo credo che sia assolutamente importante proprio anche per rafforzare, no, il legame e la solidarietà all'interno dell'istituto stesso. Oltre al Libano, dove la Masieri ci diceva che è coinvolta Tripoli, sono anche altri paesi come la Francia, la Bosnia e Erzegovina, la Svizzera. Beh, insomma, voglio dire, ripetiamo che sono tante le città, sono 42 città italiane e 11 all'estero, oltre agli istituti penitenziari. Una domanda un po' più ludica: ma c'è chi si allena veramente per questo Vivi Città, insomma, è una festa e basta, insomma, oppure queste distanze di 12 anche 21 chilometri vengono prese anche sul serio? Può rispondere prima Parisi, poi la Masieri. No, da noi vengono prese anche molto sul serio, nel senso che c'è chi si allena, c'è chi ci tiene, voglio dire, negli anni anche a vincere, qualcuno si è anche ripetuto, quindi c'è chi fa anche, diciamo, chi partecipa anche passeggiando e camminando, ed è un momento veramente di... Cioè nelle carceri si ha tempo per allenarsi? Beh sì, si fa attività sportiva, più che altro quindi lo spazio, poi dipende naturalmente dalle possibilità che le strutture hanno, che sono diverse. Noi siamo anche abbastanza fortunati perché comunque lo spazio consente anche un'attività sportiva all'interno dell'istituto, poi con WISP abbiamo anche diverse altre attività, voglio dire che mettiamo in campo, però c'è anche questa possibilità di allenarsi, e quindi c'è chi lo fa in maniera tra virgolette quasi più professionale e c'è chi lo fa per passare una giornata tra virgolette
in libertà, utilizziamo questo termine. Come sempre, l'area Masieri, noi invece abbiamo parlato soprattutto dei bambini, questi bambini siriani che sono scappati, che scappano purtroppo dalla guerra. Beh, insomma, tra i bambini magari ci sarà sicuramente più la componente ludica, insomma, a tenere banco, no? Sicuramente, anche se chiaramente l'attività fisica è fondamentale e fa parte delle attività che organizziamo e che promuoviamo, indubbiamente il gioco e le attività in cui noi coinvolgiamo i bambini sono attività non competitive e mirate all'inclusione di tutti e alla prevenzione di ogni forma di discriminazione, per cui ben venga la partecipazione di tutti, ben venga l'impegno di tutti, però ecco, senza necessariamente competere. Mi pare giusto. Noi ringraziamo Massimo Parisi, direttore del carcere di Bollate, dove Vivi Città si correrà il 9 aprile come nel resto dell'Italia, Ilaria Masieri, responsabile del progetto di solidarietà in Libano, Terre des Hommes e UISP a favore dei bambini siriani che fuggono dalla guerra. Ripetiamo che il via ufficiale verrà dato alle 10.30 di domenica 9 aprile dal lungomare di Pozzallo. Bene, buonasera a voi tutti e grazie per essere stati con noi.